sappiamo, sappiamo Bacia, vi ricordate? Ragazzi! Tommy. Allora, tutto è pronto? Partiamo. Sofì. Tre. Tommy Ari. Valerio! Fallo, vieni, vieni, vieni qui. Vai, vai la palla. Sì, vai, vai. ...2013-2014, abbiamo un premio speciale da dare al miglior goleador, è stato scelto Gabriele De Martino, Vittoria Academy, ritira la coppa. È abbastanza grossa per lui anche questa. Alla sua età mi davano delle medagliette minuscole, quindi alza la coppa Gabriele, su, alle. Ok, non so se l'abbiamo fatta, sì. Allora, procediamo adesso con il miglior giocatore del torneo. E qui devo andare a leggere attentamente perché non mi voglio sbagliare assolutamente. È stata scelta Virginia Gaido, Cumiana Calcio. Riceve anche lei la coppa. Facciamo una bella foto. Bellissima. La coppa Virginia. Riceve la coppa dalla Presidente, dal nostro Presidente regionale Michele Rondella che è qui con noi. Attenzione, qui purtroppo mi hanno scritto male, quindi non è per fare su spazio. Castello? Ma no! Castello, bravo, ha vinto la palla. Tattalo Mattia, tattalo! Vieni con me! Ricordo che potete ritirare tutte le immagini del torneo dentro la palestra, dove c'è la zona bar, diciamo lo storo, potete acquistare tutte le immagini del torneo. Abbiamo ancora un premio speciale, miglior portiere del torneo, Valerio Piglione, tutto l'Academy. Valerio, nonostante la giovane età, ha già i suoi fans, è pieno di fans. Bene, premiamo adesso tutti i partecipanti al torneo, la squadra seconda classificata al torneo 2013-2014, il Cumiana Calcio, tutta la squadra qui. Ritiro il premio a tutta la squadra, c'è una medaglia di partecipazione per tutti e la coppa. Mettetevi in fila. Dai, in fila ragazzi. Una volta. Tommy in fila. Mettetevi in fila. Mettetevi dietro. In fila, dai, dai, passate. Ci disponiamo così, facciamo una foto tutti insieme.
Ricevono la medaglia, ma soprattutto i complimenti da parte degli organizzatori. Abbiamo giocato ben 3 partite oggi. La faccia, si è stata la faccia. E Jacopo che lo prende con un medaglio. Ragazzi, vince. Fate vedere la foto, fate vedere la medaglia, ragazzi. È lei, capitano. Victoria Academy. Qui al centro, ragazzi. Ragazzi, fate vedere la medaglia. Dai, sulla medaglia, guardate me. Ce la facciamo, no. Va bene, grazie. Mettetevi di fianco a loro. Ricordo intanto al pubblico che nel pomeriggio a partire dalle 14 sono il torneo delle categorie 2011 e 2012. Aspetta. Giustamente sono in due perché la coppa è alta, eh? Ok. Dai, la faccia tenere a Cristian in mano, no? Guardate qua, guardate qua. Dai, fai la foto con la coppa. Sulla coppa. Bravissimo. Tutti con la coppa. Ragazzi, per terra la coppa, fate un bel sorrisone e fate vedere le medaglie. Se qualcuno seduto anche lì davanti, seduto, giù, tu a chi ne su. Ci siamo, forza! Fate vedere queste medaglie, fatele vedere! Guardati lì! Bravissimi! Dai, uno, due e tre! Perfetto, bravissimi! Di tutti. C'è una foto, Valeria, a chi? Pensa se arrivate ultimi. Facciamo il torneo interno, pensa se arrivate ultimi. Che li hanno accompagnato qui, se no non era possibile fare il torneo. Tutta l'organizzazione di ICS, la Victoria Academy che ci ospita in via Pacchetti 71, e procediamo a questo punto alla lettura della classifica. Allora, innanzitutto diciamo che ci sono due premi speciali. Uno l'abbiamo dato al miglior giocatore del torneo e una miglior goleador. Allora, abbiamo la deciso di assegnare il premio come miglior giocatore a Di Maria Leonardo, dell'Alto Giro Baudelio. Ho il piacere di consegnare la coppa. Questa di mano, facciamo una foto. Complimenti. Ancora un applauso a Di Maria Leonardo dell'SD di Bordeaux. Miglior marcatore del torneo, Ferri Tommaso, SD Tratore. Vabbè, quel legno paradiso. Esatto. Grande Ferri! Ecco qui. Anche per te, Tommaso. Procediamo adesso alla lettura della classifica. Al sesto posto si è classificata Collegio Paradiso, squadra B. Viene a ritirare la coppa al capitano, il capitano va bene, poi la consegna a tutta la squadra.
Vi facciamo un applauso più forte. Sono stati veramente bravi. Al quinto posto, Victoria Academy. Bravi! Chi viene? Chi è il capitano? Giustamente dice ritiro la coppa, quindi la medaglia della scuola. Grazie anche a te. Al quarto posto, Fugana Calcio. Era tutta la squadra del Fugana, bene. Però chi è il capitano? Chi la dà? Al terzo posto e il dire il premio Amece ASD. Bravi! Bello. Grazie. A questo punto, grazie. A questo punto, al secondo posto avete visto la finale come è andata, è stata combattutissima. Ritira il premio la SD Revolvendo. Devo dire che è stato il portiere che si è meritato questa finale. Un applauso al capitano. E al primo posto si è classificata Collegio Paradiso, squadra A. Venite tutti perché è pesante questa. Bisogna tenerla. E facciamo. Facciamo così ragazzi, un po' di uno, non ce la litighiamo.